siamo visti una quindicina di giorni fa e ci siamo piaciuti a livello di progetto e di situazione per calcistica per Biceglie e non ho esitato ad accettare questa sfida, anche se oggi siamo un po' in ritardo, però è sempre, diciamo, un onore lavorare in una grande piazza come Biceglie. Tutto nuovo al Biceglie, la società Vincenzo Racanati ricoprirà l'incarico di presidente, il direttore sportivo scelto Livio Scuotto alla prima esperienza in Puglia dopo quelle maturate con Afragolese in Eccellenza Campana e Giuliano in Serie D. La prossima scelta sarà giocoforza, quella del tecnico Sergio Lacava e favorito su Aldo Papagni. La Cava è un profilo che conosco bene qua in Campania, sono esperto da allenato in grandi piazze, lo stesso Papagni, quindi sono due figure importanti per questo Biceglie. Penso che prossimamente, massimo giorno, 2 giorni, si ufficializzerà anche il nome dell'allenatore. Capitolo organico, già certo, il ritorno al Ventura del centrocampista Simone Fanelli, idem la conferma del centrale difensivo Nicolò Murolo, classe 2001, in rosa già con il Biceglie nello scorso campionato di Serie C. Il DS Scuotto continuerà anche durante il weekend di Ferragosto a sondare il mercato. Siccome già siamo in ritardo, stiamo partendo con senza giocatori, perché tutti i giocatori della Lega Pro sono stati svincolati e siamo rimasti senza calciatori. Dobbiamo costruire una rosa intera, non è facile. Comunque è un lavoro stressante perché devi scegliere anche i profili giusti. Penso che quest'anno cominceremo a fare un campionato per la salvezza di attestamento per poi proiettarci in futuro in qualcosa di importante. Il lavoro da fare è tanto, c'è da rigenerare anche e soprattutto una tifoseria delusa dalle ultime cocenti delusioni. Ci devono stare vicini, che è nata una nuova società, cominciamo da zero, quindi tutti quanti insieme, uniti, possiamo fare cose buone a Biceglie.